Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Carlo Conti si lascia andare e commuove tutti con un ricordo molto particolare per chi non c'è più. Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni sono stati gli ospiti d'onore a Casciana Terme per la proclamazione della 40esimo Miss Toscana. E con l'occasione il celebre conduttore Rai su Instagram ha voluto ricordare un'esperienza condivisa con l'amico speciale. Ecco le sue parole, punto il toccante messaggio di Carlo Conti. L'elezione di Miss Toscana a Casciana Terme l'ho presentata per quasi 30 anni, dal 1984 al 2011, scrive Carlo Conti nel suo post a Marcord pubblicato oggi pomeriggio su Instagram. Quest'anno con Leonardo ci siamo ritornati per ricordare amici che non ci sono più e per vedere quanto in noi fosse ancora vivo quello spirito genuino di leggerezza, goliardia, libertà e spontaneità che ha animato i nostri primi passi e la nostra gavetta. Non è cambiato niente. Siamo sempre gli stessi, a parte il colesterolo, il peso, la giacca di Leo ed i miei capelli. I riccioli non ci sono più. Con l'immancabile tag all'amico, chiocciola Leonardo-Pieraccioni punto per la cronaca. Lo scorso venerdì 2 settembre a Casciana Terme Pisa è stata eletta la 40esimo Miss Toscana. A ricevere l'ambita corona è stata Nicole Ninci, 21 anni, di Venturina. Sul palco, oltre al sindaco di Casciana, Terme Lari, Mirko Terreni, a Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma e ai conduttori Gaetano, Gennai e Raffaello Zanieri. C'erano anche Carlo Conti, che nel paese in provincia di Pisa si sente quasi come a casa, e Leonardo Pieraccioni, i quali ovviamente non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di intrattenere il numeroso pubblico, tra scroscianti applausi. E su Instagram Carlo Conti ha voluto rendere omaggio all'emozionante serata vissuta con l'amico. Guadagnavo 150.000 lire a serata, ha ricordato Leonardo Pieraccioni. Devo dire che la cucina componibile per casa l'ho comprata con altri ingaggi, ma a questa manifestazione e a questo luogo sono davvero legato. Con un video proiettato sul maxi schermo, i due ospiti hanno poi ricordato Ugo Matteoli che organizzò 40 anni. Fa la prima edizione insieme alla Vega Star e alla Sirio Star. Poi, usciti di scena i Big, che hanno duettato anche con i conduttori Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai. Al centro dell'attenzione sono tornate le ragazze. La vincente duello finale tra Nicole Ninci e Arianna Polidori ha visto trionfare per 4 punti soltanto la prima, ma la seconda farà comunque parte della pattuglia del Granducato alle prefinali nazionali di Miss Italia. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.